Cos'è che metti in mente? Il volante Logitech G29. Mi dispiace un po' separarmene perché ci ho vinto un sacco di gare, però al tempo stesso metto in mente a poter prendere qualcosa della community magari. Ah sì, in effetti, comodo. Come hai detto che si chiama, scusa? Volante Logitech G29. Ok, ok. Ma perché non lo trovo? Lo cerco da mesi quel volante. Ehi, aspetta, ma posso salvare le mie ricerche? Alla fine hai deciso cosa acquistare su Subito App? No, in realtà ancora non ho deciso, ma tanto Subito mi avverte appena il volante, appena l'oggetto che voglio prendere tornerà disponibile. Buonasera e benvenuti all'Intel Predator Pre-Show di questa nuova giornata di playoff di PG Nationals. Io sono Juniper e sono accompagnata dai carissimi analyst Moonboy e Noodles. Buonasera a tutti, bentornati in un'altra giornata. Siamo caldi e dopo una settimana iniziale di playoff abbastanza scoppiettante, oggi si continua ragazzi, oggi si continua. E buonasera a tutti e soprattutto benvenuta Juniper in questa nuova formazione. Sono molto contento e carico per vedere come andrà. Grazie mille, come potete vedere oggi il buon Eddie Noise o Eddie Noir che dir si voglia ci ha abbandonato per questa giornata, quindi sono subentrata io, Juni Noir, che vi accompagnerà in questo pre-show. Cominciamo subito parlando di quella che è stata la scorsa settimana di playoff, che ha visto l'abbandono del primo team dalla competizione, ovvero i Samsung Morningstars. Quindi abbiamo dovuto salutare il primo team. La week precedente abbiamo visto dei Machko in ottima forma battere 3-0 gli Axolotl, rispedendoli direttamente nell'user bracket. Ma non solo, perché abbiamo visto anche degli Outplayed fare la stessa cosa per certi versi con i Gaia, anche loro vincendo per un ottimo 3-0. La serie invece tra i GG Esports e i Samsung Morningstars è stata un po' più combattuta, ha visto la vittoria dei GG Esports per 3-1, tra l'altro a discapito di molte nostre prediction. Sì. Quindi voglio chiedervi un po', quali sono le vostre opinioni in merito alla settimana scorsa? Per molti aspetti, ora vabbè che io ci arrivo con il palmarès di 10 punti in due giornate di prediction per poi subito essere troncato sulla terza, quindi non così tantissime sorprese in realtà, però quella che penso sia stata una grande sorpresa sul lower bracket. Questi GG Esports hanno trovato una vittoria che devo dire molti pochi si aspettavano, e penso che molto vada anche un po' imputato a dei Samsung Morningstars che abbiamo visto forse un po' regredire in una loro forma più affine a quella di qualche settimana prima rispetto a quelli che invece hanno battuto per due volte i GG Esports nella stessa giornata sulla conclusione del campionato. Però come detto anche dai ragazzi poi in intervista, mi sembra Settinelli con cui hai direttamente parlato, sì, sì. Loro, questa è comunque una squadra che punta alla top 2 e sono convinti di potercela fare, quindi arrivare oggi contro degli Axolotl che hanno fatto chiaramente fatica nel primo round potrebbe essere una chance interessante. Io invece la metto un po' più su un piano di uno shift del meta, ovvero nell'ultima 1-2 patch c'è stato un cambiamento verso la violence, insomma. Diciamo che adesso in qualche parte della mappa devi averci la violenza e quella capacità di poter andare in, poter ingaggiare melee, riuscire a mettere giù tutto quel danno possibile. Abbiamo visto da giungla con Xin Zhao, dalla corsa centrale con le blank, non proprio melee, però comunque quel tipo di assassin l'abbiamo visto con Sylas, l'abbiamo visto con Lee Sin e con Irelia. E se te come squadra ti rifiuti di adattarti alla violenza, vieni punito dai violenti in questo meta. E l'abbiamo visto dagli Axol, che sono stati completamente calpestati dai Machko, e anche dai Samsung, appunto, che sono stati sconfitti dai GG Esports con uno stile molto più aggressivo, già improntato sul punire, sull'ingaggiare alla prima finestra possibile. Invece non abbiamo visto questo trend in Outplayed. Gaia mi esprimo meglio, nel senso, gli Outplayed hanno giocato in maniera aggressiva, ma i Gaia non è che hanno perso perché non si sono adattati a quel meta, se almeno non hanno proprio capito bene
cosa fare in generale. Abbiamo visti molto confusi con delle draft che contraddicevano se stesse. E secondo me questa è una buona lettura che si può dare di questo primo round. Sì, per fortuna, o meglio per sfortuna per i giocatori dei guest stessi, abbiamo visto anche poi loro condividere dopo la settimana, dopo la serie, che non era stata certo una settimana facile, non avevano avuto scrim, partite di allenamento, quindi sono arrivati in maniera decisamente svantaggiosa. E il paragone sugli outplay è un po' difficile da fare, perché parliamo appunto di aggressione e di violenza, gli outplay sono già un team molto violento di loro, è difficile aggiungere altro a quello, quindi sembra quasi che non si sia nemmeno sentita la differenza per loro. È stata un'altra giornata di competizione che andrà poi ad adattarsi in maniera molto interessante alla giornata di domani, perché non voglio chiaramente fare balzi in avanti, però domani abbiamo forse un preview della finale che potremo già andare a gustarci. E tra l'altro domani avremo il primo nome di chi raggiungerà le Master, quindi un match assolutamente importante. Ma voglio ricollegarmi un po' a quello che ha detto Noodles e quindi parlare della novità di oggi, di questa settimana, ovvero la nuova patch. Infatti da oggi siamo in 11.15, Akshan disabilitato, però abbiamo un paio di nerf, un paio di buff che potrebbero essere utili alle squadre, ai team di oggi. Quindi prima di addentrarci nell'analisi specifica di questa patch, voglio farvi questa domanda a bruciapelo: secondo voi qual è il team che potrebbe meglio trar vantaggio da questa nuova patch, se c'è, o chi al contrario potrebbe soffrirne di più? È una considerazione abbastanza interessante. Non penso che sia una patch che ha portato troppi campioni sulla cresta dell'onda, diciamo, però se vediamo appunto anche i paragoni delle ultime settimane, ci sono dei volti che vengono molto ripetuti. Quello forse più diffuso è proprio quello di Viego, e il caro Rain Rovina è uno dei campioni che ha preso un colpo abbastanza duro in questa patch, soprattutto alla sua forma da solo lane, che sia top che sia mid, la sua flessibilità è stata un po' indebolita. Abbiamo visto che comunque le squadre vanno a dargli priorità anche in giungla, abbiamo visto giocato addirittura da Siboy, dei Machko, però sicuramente è uno di quei campioni che perderà il suo 100% di presenza per adesso all'interno dei playoff. Nella scorsa settimana ha piccato bannato in ogni partita, insieme anche a, se non sbaglio, Tristana dalla sua, quindi potremmo forse vedere un pochino meno priorità, un pochino meno affrettato durante la Champions Select. Un team che secondo me non perderà praticamente niente da questa patch saranno comunque i Machko, non tanto perché non sono stati toccati i loro campioni, è perché qualsiasi campione tocchi loro ne hanno altri 7 nascosti sotto, quindi puoi scavare quanto vuoi ma non arrivi al fondo. E secondo me appunto l'11.15 va un po' a cambiare quello che è il meta della violenza, perlomeno in corsa centrale, ma non di tanto, perché comunque non va a mettere secondo me su uno spot migliore troppi altri campioni. Probabilmente vedremo tante Orianne blind pick se vuoi giocare ranged mage, perché comunque dà tante opzioni quando l'avversario vuole divare in, quando l'avversario vuole ingaggiarti, e visto il nerf di Sylas, di Irelia, la sua utilità secondo me diventerà ancora più grande. Quindi mi aspetto Syndra, Orianna come mage blind pick se vuoi giocare su quello, però puoi giocare ancora melee. Mi aspetto tanto Mordekaiser e Kennen sulla corsa superiore. Penso che siano i due pick da tenere in considerazione. Entrambi hanno ricevuto un buff, entrambi sanno affacciarsi troppo, non troppo, no, soprattutto Mordekaiser è bene contro pick come Camille e parenti, diciamo, e invece Kennen comunque con il buff probabilmente riesce anche a essere meno fragile, a affacciarsi meglio alla fase di gioco dai 20-25 minuti in poi. Già, tra l'altro Stenboss aveva twittato pochi giorni dopo il cambiamento di patch la sua match history, il suo PGC, che era soltanto una lunga catena di Kennen dicendo mi sto preparando per il matchup contro gli Outplayed, quindi nella serie domani potremo veder spuntare quel campione, se già non oggi magari. E voglio chiedervi invece la vostra opinione su l'angolo della botlane, perché abbiamo visto effettivamente un po' il ritorno di quei due campioni che per un momento ci avevano un po' abbandonato, ovvero Blitzcrank e Rell, entrambi buffati. Secondo voi è possibile che li vedremo magari non oggi, domani, durante questa settimana, o rimarranno ancora in sordina? Potrebbe essere un'opzione molto particolare per delle botlane che hanno voglia di sperimentare. Penso che tipicamente la botlane dei GG Esports non è quella che va un pochino ad innovare nella squadra, sono un pochino conservativi, però lo vedo come un pick plausibile che Tinelli potrebbe tirare fuori in un momento di necessità, come così anche dall'altra parte Nukes, perché Nukes soprattutto settimana scorsa, anche nonostante le sconfitte, si è mostrato molto innovativo. Abbiamo visto il suo mondo affiancato a Senna, abbiamo visto muoversi addirittura su Yumi, e in generale con AFM al suo fianco c'è molta versatilità in quella botlane, quindi di pick stravaganti ne possiamo vedere come. Concordo con Emiliano, vedo più il Blitzcrank da parte
dei G-Sports, ma non tanto perché Nyx non possa giocarlo, ma perché il Blitzcrank comunque richiede un'altra mobilità o da parte del supporto, che quindi lasci magari FM in una posizione di fragilità. E a FM comunque gli piace giocare anche una lane basata sulla priorità, sulla aggredire in lane, ma in maniera più basata sulla wave che sul avere kill potential sull'avversario, mentre Blitzcrank ha praticamente soltanto kill potential sull'avversario, più che di gestione sulla wave, se non tramite appunto la pressione data dalle sue abilità. Mentre Rally invece vedo più un campione da Nyx, perché è un campione che può ingaggiare, ma è anche buono in fase di counter engage quando gli avversari cercano di appunto entrare dentro la tua backline. E penso che questo possa essere uno strumento molto forte quando vuoi proteggere AFM, e comunque consente anche una discreta capacità di impattare altre corsie come la corsia centrale, quindi penso che Rell possa essere un'opzione molto viabile per gli Axolotl in particolare. Adesso vorrei un po' vedere, anche ricollegandomi a quello che avete già anticipato, più nello specifico che chiaramente la serie di oggi, ma soprattutto come i team sono arrivati alla serie di oggi, perché come dicevamo prima, i GG Esports arrivano dopo un'importante vittoria contro i Samsung Morningstars, quindi anche il loro morale sicuramente sarà migliore. Al contrario, gli Axolotl sono stati rigettati nel loser bracket, quindi forse le loro performance effettivamente vanno un po' limate. Cosa dobbiamo aspettarci da questa serie? Beh, allora, è una serie dove comunque dobbiamo prendere in considerazione che, per quanto queste squadre abbiano avuto una traiettoria un po' opposta nell'ultima settimana, gli Axolotl si sono fatti un po' il loro nomea durante la regular season, essendo sì un po' inconsistenti contro i team di alta classifica, ma non perdendo neanche un game contro i team che erano piazzati dal quinto all'ottavo posto. Quindi contro i GG Esports nello specifico è stato un 2-0 durante la regular season, e dovessero finire per perdere anche soltanto una partita durante questa serie, sarebbe una prima volta per gli Axolotl nel corso dell'intera stagione. I GG Sports li ho visti belli carichi settimana scorsa, e penso che abbattere dei Samsung, rifarsi un pochino su quella vendetta dell'ultima giornata, abbia dato loro molto momento, molta carica, e voglio vederli opporre almeno resistenza in questa serie. Penso che sarà molto difficile per loro, però si vede che questa squadra ci crede un sacco, si vede che questa squadra ha un grande sogno e dovessero riuscire a portarselo a casa, sarebbe una bellissima storia, non vedrei l'ora di vederla. E io invece penso di metterla proprio su un piano stilistico a livello di matchup. Penso che abbia molto beneficiato ai GG Esports giocare una serie basata anche sul dare risorse a Tinelli e Mistil contro una squadra che alla fine fa del mettere la sua botte in una comunque posizione di forma, una delle sue condizioni di vittoria principali, ovvero i Samsung Morningstars. In questo caso mi vedremo una serie molto diversa. Penso che anche i Axolotl abbiano capito che il punto forte su cui puntare per provare a vincere la serie sarà Dedo. Penso che vedremo uno Dedo Strongside in questa serie, e penso che quindi metterà molto più in difficoltà Dreampool, che a cui piace gestire una fase di corsia tranquilla, e andrà molto più a mettere in difficoltà gli stessi Tinelli e Mystic, che dovranno riuscire a effettivamente far valere le risorse che verranno investite. Ed è su questo che si deciderà la partita: se quegli investimenti in corsa inferiore per Mystic e Tinelli, o anche per Envy Carry, che però vedo giocare un matchup non troppo facile contro Roizen, se Mystic e Tinelli riescono a prendere quelle risorse e farle valere, allora i GG hanno una strada per la vittoria molto ben definita. Se invece vedremo quelle aggressioni andare a buon fine, penso che gli Axolotl potrebbero averla meglio. Piccola parentesi, poi passo su Axolotl, su Roizen contro Envy, velocissimo paragone. Envy Carry non è un Sebex, non è quello che ti va a giocare pick scaling, che non fanno niente per 25 minuti. Cercherà di aggredirti faccia a faccia, e Roizen ha dei pick che riescono a gestire bene, un Vel'Koz, una cosa del genere, che comunque riesca a mettere in difficoltà senza essere, diciamo, aggressivo di per sé. E avrei giusto chiuso menzionando, se non altro, non dovrebbe arrivare un Nasus midlane in questa serie a rompere tutte le uova nel paniere agli Axolotl per partire, perché quello è stato veramente una bella trave tra le ruote. Sì, e tra l'altro ci sono voluti due game per farlo bannare, quindi comunque è stata una bella sfida. A proposito di quella botlane di cui parlavi, stavo immaginando un po' il matchup tra Mystic e Tinelli e FM e Nyx. Li vedo un po' come quei due pistoleri nel Far West che si guardano faccia a faccia, tutti con la mano sopra la pistola, praticamente aspettano chi faccia l'errore. Sono lì a sfidarsi, yeah. E nel momento, diciamo, di fatica sono lì pronti a prendere l'azione. Ho avuto un'illuminazione, secondo me vedremo Senna, non si vede tanto in questa patch, ma potremmo vedere Senna con farming nuovo Tahm Kench per una lane molto più aggressiva rispetto alla classica fasting Senna, e secondo me è una cosa che AFM e Nyx potrebbero fare. Non l'ho ancora vista in generale, ma penso che deve essere un certo tipo di innovazione portata da loro.
Sarebbe molto interessante vederlo. Quella matchup della botlane, appunto, Mistri e Tinelli, lo menzionavi anche tu prima, hanno avuto una serie dove hanno preso tante risorse, però non li ho visti comunque particolarmente protagonisti. Cioè, è più una serie dove sono riusciti a prendere tante risorse senza che la squadra gliene concedesse tante. Quello è, alla fine, qualcosa che vuoi comunque in maniera molto efficace dalla tua botlane. Ma penso che uno degli scontri che andrà a dire molto anche rispetto a questa partita sarà anche tra i due jungler, perché Sully è stato nel corso della regular season una delle grandi speranze di questi GG Esports. Era uno dei giocatori che molto in fretta ha adottato quella Diana in giungla anche durante la regular season. Ploxy abbiamo visto ha mosso un pochino i suoi primi passi verso quel campione durante i playoff, ma immagino sarà un campione abbastanza contestato, abbastanza conteso tra i due. Però c'è da sottolineare come Ploxy sia comunque stato anche nella sconfitta un po' la stella nel buio di questi Axolotl, ha mantenuto delle ottime statistiche, una kill participation estremamente alta, che è molto facile da fare quando la tua squadra fa poche kill. Certo, questo va un pochino concesso, però il suo aspetto, la sua presenza all'interno di quella squadra, il modo in cui va a facilitare il ruolo di tutti i suoi alleati, penso sia un lavoro che non può essere sottovalutato. Sully è il carry, Ploxy è quello che permette a tutti gli altri di carriare meglio. Chiudo velocemente sull'argomento Ploxy Sully dicendo che la cosa che intendevo sulle risorse è dove passa il jungler, diciamo, se va top to bot. Abbiamo visto molte volte come top to bot nella serie precedente rispetto allo stile precedente da parte di GG Esports. Penso che appunto avremo una cosa antitetica da parte di Ploxy, più bot to top, e quindi sono curioso di vedere come si andranno a configurare anche i matchup in 2v1 3v2. Ma prima di passare la parola ai nostri caster e quindi vedere effettivamente come si svolgerà la serie, andiamo un po' a vedere le nostre prediction di questa giornata, perché vedo dei cambiamenti da parte dei nostri play by play. Abbiamo una fiducia nei confronti, anche abbastanza sentita, nei confronti dei GG Esports, e poi un intero branco di assolotti all'interno delle nostre prediction. Quindi vedremo effettivamente se Moonboy continuerà a salire la vetta e lasciarci tutti sul fondo, o se avremo delle novità. Più che altro narrativamente abbiamo un pochino due traiettorie opposte, che sono quelle prese da me e dall'Apo, perché l'Apo è andato per il 3-0 GG Esports, seguendo il fatto che gli Axolotl non hanno ancora vinto un game nei playoff, né questo split, né lo scorso in realtà, perché lo scorso arrivarono proprio in quello scontro contro i GG Esports, che li batterono 3-0, mentre io sono andato sugli Axolotl, che non hanno mai perso contro la bottom 4 durante questo split, e quindi non hai mai ceduto un game a squadre come GG Esports, Samsung, Cybernet Makers. Non è certo questo è il momento di iniziare. Quasi due narrative anime, possiamo dire. Let's go. Bene, allora direi che non ci resta che scoprirlo da noi. Direi di lanciarci direttamente nella serie di oggi e di passare la parola ai nostri caster. Grazie mille Juniper, caro Moonboy, questa non è una sfida anime, è una sfida a te, perché tu mi hai detto che non avevo il coraggio di mettere un 3-0 e quindi ho deciso di farlo proprio oggi. Ho avuto il coraggio di fare il 3-0 sui GG Esports perché hanno battuto i Samsung Morningstars e adesso li voglio vedere trovare successo, oggi qua sulla Landa. Vedremo come andrà. Bentornati qui in compagnia del Caster Desk, siamo pronti per una nuova serie, determinante, perché come è stato già anticipato dal nostro Analyst Desk, questa settimana due team ci saluteranno, avremo due match di lower bracket, avremo quindi due eliminati, avremo il nostro primo qualificato per Leo Masters, quindi anche se andrà ad eleggere il primo gladiatore italiano, inizia a diventare una settimana bella ipata. Assolutamente, bella pesante, bella importante, ma è questo il momento in cui più viene testato un po' la tua ansia, il tuo timore, il tuo capacità di sopravvivere allo stress. Ah beh, quello sono sicuro, come anche il sottoscritto. Signori, a breve dovremo entrare in draft e secondo me questi due team con la patch 11.15 pronta in canna cambierà un bel po' la draft, mettiamola così. Allora, la cosa che mi sta piacendo, non solo per questa patch, ma in generale da parte della direzione che Riot sta prendendo ormai da un po' di tempo a questa parte, direzione riconoscibile a livello di bilanciamento, è cercare di spostare un po' più in alto il power budget generale del gioco. Il gioco è tutto più forte e di conseguenza se è tutto più forte allora è tutto bilanciato. Come si raggiunge questo obiettivo? Tu non vai a nerfare i campioni forti, vai a buffare i counter dei campioni forti. Corsia inferiore, quali sono i supporti onnipresenti? Alistar, Leona e Thresh. Che cosa fai? Per Alistar, Leona buffi Rell, per Thresh buffi Blitzcrank. Quindi adesso non hai tre campioni che erano forti che sono deboli, ma hai cinque campioni forti e il meta diventa molto più variopinto, dà la possibilità ai team di far valere molto di più la loro creatività. Quindi, secondo me, da questo punto di vista ne vedremo delle belle. Poco ma sicuro. Entriamo quindi in draft, signore e signori, per la prima partita di questa serie GG
subito carichi, vanno direttamente per la giungla a livello di ban Lee Sin, Xin Zhao, anche Seraphine viene rimossa, quella decisamente non in giungla. Dall'altro lato invece Assolotti che vanno a bannare Yasuo, Gwen e Thresh. E Gwen non me lo aspettavo onestamente come ban, perché penso che la patch attuale abbia tolto veramente tanto potere a quel campione, specialmente ammazzandone completamente il livello 1, che sia per pulizia di campi in giungla, che sia per trade, sfruttando il conquistatore grazie alla velocità d'attacco. Gwen fatica tanto di più della patch di prima. Mentre Tristana continua a rimanere un pick solido. Arriva Ziggs contro di lei, Tristana potrebbe essere nuovamente accompagnata da Rell e tornare ad essere quel backline diver che conoscevamo nel periodo di onnipresenza di Kai'Sa. È il momento di tankare, è il momento di saltare in testa al proprio avversario, e Ziggs non è proprio più l'avversario più facile da aggredire con la Satchel Charge. Vero. E anche la rea rallentamento, è molto leggibile l'ingaggio di Rell, questa è l'unica debolezza. Se arriva però sono dolori. Bisogna stare attenti però, perché oltre a Ziggs che ha un ottimo autopealing, arriverà Nocturne, quindi devi sempre preventivare che uno scenario 2v2 diventi improvvisamente uno scenario buio e 3v2. Dall'altro lato arriva Diana, quindi si va comunque a mettere danno magico e danno fisico. Mi aspetto che quello sia un Nocturne giungla, quindi l'alternanza di danno magico e fisico sarà anche nello scontro tra le due giungle. E abbiamo un mondo che al momento non dispiace vedere. Serviva quella frontline aggressiva e un campione che rende la vita di Ziggs davvero complicata. Non è un campione che impedisce a Nocturne di shottare il tuo carry, però. Ma assolutamente, ma devi pensare anche a questo. Il fatto che Deidara adora questi campioni come Mundo, ma adora anche i campioni che Mundo va a gestire facilmente. Quel Renekton, quel Gnar, sono semplici per Mundo. Mundo li guarda e dice, ah ok, laning phase gratis. Effettivamente è vero, quindi magari sforzo creativo obbligato dalla top lane degli Axolotl, lo vedremo. Arriva Leona per la bottom lane, quello un campione che come abbiamo detto non è stato toccato in nessun modo e che mantiene il suo stato di forza. C'è kill potential tra Leona e Ziggs, hanno tanto tanto danno come duo, il diretto 2v2 è una cosa che devi sempre rispettare, anche già dai primi livelli. Assolutamente vero, e bannare Braum è la scelta più giusta, a questo modo almeno Leona non può essere intercettata nel suo ingaggio, vanno addirittura a bannare Kalista, quindi GG e pensano che sarà Roizen a pilotare quello Ziggs. Sarò sincero, è uno scenario un po' particolare. Potrebbe, allora, potrebbe anche una lettura essere, così preventiva è particolare, questo è il punto. Bannato anche Lucian, quindi vanno a rimuovere un altro Gnar, campione centrale, vanno a rimuovere Gnar per Deidara. Gnar sarebbe stato il campione più problematico per Mundo, non perché per Mundo è problematico in laning phase, ma perché nelle fasi successive Mundo non ha modi per gestire Gnar, non ha modi per andare a intercettarlo. Quello è Camille. Ecco, stavo per arrivare lì e volevo prendermi un attimo, però mi tolgo le parole di bocca. Bannare Gnar per impedire a Deidara di avere il backline access con la Suprema, impedire a Deidara di avere quel disrupting power perché non hai peeling da Mundo, è un conto. Ma mettere Mundo contro un Camille player alla cieca è un altro. Adesso o tu mi giochi Diana mid e metti Mundo in giungla, spero i GGE facciano questa cosa, o hai appena perso la top lane. Possibilissimo, e viene selezionato Viego, ok. Che in questa patch non voglio vedere contro Camille, quindi a questo punto meglio avere una losing lane con un tank che almeno scala difensivamente. E quindi hai Diana in corsia centrale, Viego in giungla e Mundo in top lane. Può essere ancora Viego mid, se leggi lo Ziggs in corsia centrale, cerchi di giocare attraverso la mobilità. E quello è un Corki, quindi alla fine viene confermato il Ziggs da corsia inferiore per AFM. È un Corki che abbiamo già visto pilotare a Roizen contro Nasus, non era il miglior matchup, ma stavolta Nasus non è un'opzione. Vero, però poi vedi MV Carry che sembra andare a giocare lui Viego, e quindi sei un campione che ha un minimo di mobilità grazie alla Valkyria, ma che in early game non può andare a aggredire un Viego che adesso ha perso la quasi totalità del suo sustain dall'ondata di Minion. Beh, non puoi andarlo ad aggredire relativamente, comunque consideriamo che il trade melee di Corki, o meglio, il trade Corki contro melee, grazie alla mitragliatrice Gatling, grazie quindi allo shred di resistenze nemiche, ha la possibilità di giocare da una buona gittata con un forte wave clear nel frattempo, quindi punendo i campioni melee mentre vanno a farmare, grazie alla bomba al fosforo. Penso che sia un matchup abbastanza comodo. O meglio, penso che sia un matchup dove Viego sentirà i nerf di questa patch. Mettiamola da questo punto di vista. Sì, assolutamente d'accordo. È soltanto il minimo rischio che possa esserci con un gank, quello è la cosa che più mi intimorisce, per così dire. Sì, quello sì.
Vedremo, perché comunque la Landa va un po' a determinare l'azione, il tutto. Non è soltanto la draft a dire ok, in draft abbiamo visto e è stato counterpiccato tutto, vinto, deciso, ora. E ti dirò, le draft sono interessanti a ambo i lati, perché comunque oltre al mismatch up Mundo Camille, la draft dei GG è abbastanza coesa a livello di intenzioni. Vuoi creare tanta ciccia attorno a Tristana, vuoi permettere a Tristana di diventare quella minaccia da late game contro un team che ha un tiratore sì ma da danno magico, e che quindi, ok, Mundo non è più quel tank anti-danno magico che era per il rework, ma è comunque un tank che ha fatiche da attraversare con campioni come Ziggs e Corki, se riesce a prendere spazio, almeno finché Ziggs e Corki non hanno il loro terzo o quarto oggetto. Aggiungo, in uno scenario del genere, è possibile vedere magari un Corki da annientatore divino, perché è stato nerfato sui campioni da gittata, ma la penetrazione ibrida è una cosa di cui saresti abbastanza ghiotto. Molto ghiotto, ma signore e signori è il momento di entrare sulla Landa degli evocatori, e quindi prima di cominciare abbiamo una velocissima intervista. E siamo in compagnia del coach Nice Guy Ben degli Axolotl. Hi Ben, thanks for joining this quick interview. Let's talk about this series. Do you expect any strange picks from GG Esports, or do you think they are predictable? I mean, right now it looks predictable, but like before the first game, I assumed they would play like a bit more cheese, like the jungler plays evidence of stuff like that. That was our prediction. Okay, okay. Thank you so much for this flash interview and good luck for this series. Thank you. Have a nice day. Bye. Bye. Ok, e quindi siamo qui. Prima di entrare con le nostre considerazioni sulla Landa, lanciamo la parola a chi ci sta seguendo da casa. Non gli hashtag con GGWin versus AXLWin. E il tuo hashtag a chi va? Axolotl. In questa serie sono molto fiducioso nel loro arco narrativo di rimonta. Ma detto questo, effettivamente, da parte di Nasgai Ben, mi aspettavo più formaggio, mi aspettavo più cheeseate da parte degli avversari. Effettivamente è una draft abbastanza standard quella dei GGE, quasi proveniente dalla 11.14. Addirittura la testata qua per andare a spingere via EFM per Tinelli, questa è mezza barra di HP che scompare, che comprendo comunque il sustain che Alistar ha dalla sua sui lasti dei minion. Non solo, penso che sia più che altro un voler forzare il trade-in di AFM. Comunque Ziggs, a differenza dei tiratori convenzionali, deve fare affidamento sulle sue abilità per andare a giocare aggressivo. E adesso Deidara fa veramente man bassa della top lane. È unplayable questo matchup per Mundo. È letteralmente il peggior matchup per Mundo in tutta League of Legends in corsia superiore. Non puoi fare nulla, perché ti trovi contro un campione che non solo ha modo di applicarti i controlli pesanti a cooldown basso, ma ha due modi per farlo, oltretutto. Sì, e in early game comunque è abbastanza semplice andare a giocare attorno alla passiva di Mundo. Comunque lo stai danneggiando, gli fai perdere salute e riesci costantemente a raccogliere la sua passiva e distruggerla prima che lui possa avere accesso alla riduzione cooldown. Quindi il prossimo rampino sai che andrà a segno. Inoltre lo tieni a distanza, è più way clear grazie alla falciata tattica e... Ok, combo purtroppo leggermente in ritardo a parte di Tinelli. Questo è un peccato perché poteva essere un'occasione per andare ad aggredire Nukes. Sì, è stato strano tra l'altro il come si è protratta l'azione, perché c'era Nukes che stava mettendo giù un basic che è stato cancellato in tutto quello, e quindi è stata proprio a livello di animazioni molto caotica la scena. Iniziamo anche a parlare della giungla, perché Diana decide di andare per un clear a 4. A provare l'aggressione da Ninux, ok? Qua Tinelli si espone tantissimo, la Sacha Charge va a rallentare sia Soli che Tinelli, un flash difensivo lo salva. Dicevo, Diana va per il livello 4, va per il clear a 6 campi prima di portarsi sugli argogranchi, ma invece che contestare l'argogranchio nel fiume Nord, legge male le intenzioni di Ploxy, magari pensando, come avevano anticipato anche dall'analyst desk, che Ploxy volesse concentrarsi di più su un bot to top, e quindi decide di gankare la lane prima di portarsi sull'argogranchio. Questo mette in difficoltà adesso Souly, perché Ploxy, tracciando la posizione dell'avversario e tagliando dalla mid lane, può andare per il doppio scuttle, cosa alla quale Diana non avrà accesso, e inizierà la partita con un piccolo svantaggio. Un po' scomodo, un po' preventivabile questo scenario. Voglio dire, devi cercare di leggere le intenzioni avversarie. Souly, non gankando la bot side, avrebbe avuto su una corsia che comunque aveva priorità lo scambio sugli scuttle con un livello 4 contro un livello 3. E Nocturne, ok, terrore alla mano, ma comunque puoi cercare di traddarlo, e invece in questo caso ti sei precluso una possibilità importante d'early game. Qua Souly che trova aggressione, i danni Roison
attacca addirittura l'inseguimento. Danno ancora non basta, però. È una Diana da conquistatore, non è una Diana da elettroshock che ti basta male. Ricordiamo che comunque per Diana è molto facile. Ecco, altro motivo per il quale avrei voluto vedere quel trade. Perché per Diana è facile staccare il conquistatore, quindi... Un Ploxy che inoltre non vanta ispirazione secondaria, ma dominazione secondaria. Anche questo è particolare. Leggendo quel setup di rune puoi anche cercare di abusare di tempistiche di smite meno disponibili, perché a differenza di Ploxy abbiamo soli con ispirazione e quindi con intuito cosmico e quindi meno cooldown sullo smite. Costi inferiore ai missili e Tinelli mantengono la priorità il più alta possibile, vogliono forzare quel mana da parte di FM per costringerlo, immagino, a recollare e poi resettare con il teletrasporto. Nel frattempo Ploxy si presenta con Cacciatore Supremo. Ok. E okay. È eyeball collection, quindi per un po' di statistiche in più, ma quello è abbastanza normale. In tutto questo Deidara cede un pochettino di priorità a Dreampool, si rende conto che Ploxy deve fare il giro di reset dalla corsia inferiore. E ricordiamo, sul primo giro di giungla Ploxy non aveva preso il Gromp, quindi deve resettare attraverso il Gromp perché non può lasciarlo in quella corsia inferiore a livello 1 e rischi di avere poi dei giri di giungla in carenza di esperienza rispetto a Soli. Ploxy però... Da qui dove si va a spostare? Ok, c'è largo granchio disponibile, la bot side resetterà a breve. Immagino che vogliano prendere priorità da lì e dare un altro largo granchio a Ploxy. Possibile, ma per ora Missile e Tinelli stanno ottenendo una priorità estremamente alta. Che è normale, eh? Soli addirittura decide di andare per il drago, cioè sa che fra poco c'è largo granchio, meno di un minuto. Infatti si questo è strano. Si troverà tu per tu con Nocturne. Cercherà di scattare difensivamente, bella idea questa da parte di Soli, molto bravo. E anzi, adesso potrebbe arrivare anche Vicarry con il resto della squadra. Esordimento che va a segno e ora cercano l'in di violenza. Ploxy cadrà per ottenere il primo sangue su Tristana. Royson subito scatto difensivo con la Valchiria. Una risorsa curiosa, come è riuscito Vicarry a tirare una Kunnel mentre che volava l'esordimento? Non lo so, sì, ma bravo a lui! Mi ha lasciato molto stranito quello che è successo, lode a Vicarry. Perché wow, ha cancellato le animazioni dello stordimento e della Q, cancellando lo spell shield di Nocturne con la Q, facendo connettere lo stordimento. Ploxy non si aspettava quello e Soli era in difficoltà. E invece questo early game garantisce ai GG Esports il primo sangue che finisce nelle mani della loro Tristana, il reset, il drago. Un grosso segnale di stop in faccia al jungler degli Axolotl. Questa è stata un'azione davvero importante da parte dei GGE, perché vanno a punire il fatto che gli Axolotl non avessero resettato la duo lane. Axolotl sono stati avidi, ma i GGE sono stati bravi a punire. Non solo, hai messo anche le risorse su Tristana, quindi in tutto ciò hai messo in una posizione comoda Soli. Vicarry è contento perché è riuscito a mettere più in difficoltà Corki, e adesso Tristana è in vantaggio su uno Ziggs che, ok, vantaggio in farm dalla sua grazie alla grande priorità che ottiene, ma non dovrebbe avere risorse quella Tristana, ed è un primo sangue quello. E in tutto ciò Mundo sta outfarmando Camille. E perché dico outfarmando? Perché deve ancora farmarsi un'ondata. Questo è strano, sta succedendo qualcosa di strano agli Axolotl. Allora, c'è da dire una cosa. Dreampool ha dovuto investire teletrasporto per ottenere questo vantaggio in farm, mentre Deidara lo investe soltanto adesso, dopo il secondo richiamo base. Ok, nel frattempo però Vicarry è niente, Carry. Abbiamo parlato bene di lui e quindi ha deciso il gioco che doveva morire. Spaventoso, a dir poco agghiacciante, dalla corsia centrale un'azione che decide di restituire quello che Vicarry aveva sapientemente guadagnato per il suo team. Ok, Vicarry inoltre vorrei andare in focus sul suo inventario, perché quello è un arco ricurvo, quello sarà un rush di lama del re in rovina su Viego. Una cosa che non vediamo da un bel po' di tempo e che ci fa capire che impatto abbia avuto il cambiamento al sustain di corsia contro un campione da gittata come Corki. Giustamente lo scettro vampirico è un bel modo per andare a compensare questa perdita di sustain. La lama del re in rovina comunque, ricordiamo, dopo tre autoattacchi, che per Viego è un autoattacco e un'applicazione della passiva. Esattamente. È letteralmente applicare un colpo veloce e via. Sono tre colpi che tiri e vai a rallentare e a fare del danno diretto. Deidara nel frattempo. Purtroppo qua si trova in una pessima posizione Soli, infatti viene cancellato l'esistenza. Deidara si prende le uccisioni e Ploxy un bell'assist. Stanno ventando i GGE, dovrebbero un attimino riprendere il controllo di quanto sta succedendo sulla mappa, perché comunque l'inizio era ottimo. Adesso hanno avuto questo paio di scivoloni che hanno restituito delle risorse a campioni che invece stavano indebitamente soffrendo. Avere due assist su Nocturne e avere adesso le solo lane degli Axolotl con una kill cada cranio significa che gli Axolotl sono sul binario giusto per riprendersi questa partita.
Oh, bello utilizzo del pacco qua. Viego però utilizza un'ottima suprema, costretto al flash difensivo per salvarsi dalla suprema di Nukes. Bot side in tutto ciò, però Ziggs, guarda quanto è basso in salute, guarda che cosa ha investito il flash per salvarsi EFM. Già, dall'altro lato invece investimento pari a zero. Un Tinelli di livello 5 con flash ostione ancora up. Mistil, anche lui, flash purificazione. Palla di cannone, unica cosa che è stata utilizzata, ma per quell'aggressione, per un EFM che comunque è costretto con la coda tra le gambe senza teletrasporto, unico problema il non aver fatto crashare l'ondata in quell'azione, che comunque è stata mantenuta su una linea di congelamento favorevole per gli Axolotl, che di conseguenza hanno la possibilità di andare in corsia, resettare e non far perdere niente dei FM se non delle Summoner, che però hai portato via ad Envy Carry. Quindi lo scambio globale è alla pari. Ho una domanda per te. Vada, vada, sono disponibile. Secondo te come riusciranno a spiegare perché Camille ha la suprema di Cho'Gath sulla... Beh, a livello di lore. A livello di lore, le gambe di Camille sono fatte con denti di Cho'Gath. Ok. Affilati. E di conseguenza hanno il potere del vuoto al loro interno per Mi fare piace. Danno puro. Adoro. Sappiamo da TFT che il danno puro è una prerogativa del Void. Quindi tutto torna. True story. Tutto mi sembra, torna. Mi sembra assolutamente coerente. Aumentate il cooldown della Q di Camille, Riot, per favore. Soli, intanto va a prendersi il blu avversario ed è felice di farlo, perché comunque gli Axolotl hanno due target per quel blue buff. Onestamente, fossi in loro, lo andrei a mettere nella corsia inferiore in modo da lasciare EFM libero di continuare a farmare. E uno Ziggs da Liandry, data la composizione dei GGE, capisco perfettamente la necessità. Questa è una partita dove Liandry è un buon Liandry su di lui. Hai una fonte di DPS aggiuntiva, oltretutto con Corki che esatto. Fa shred, quindi torna molto comodo, ha una sua logica. C'è da vedere se riusciranno a sfruttarlo bene gli Axolotl. Non è così semplice riuscire a sfruttare bene Liandry in questa composizione. Però se consideriamo anche la penetrazione ibrida che avevamo preventivato su Royson con l'annientatore già completo, che gli permette anche di avere accesso alle placcature, Deidara che va a traddare su Dreampool, decide però di disingaggiare dal trade. Dreampool, devo davvero complimentarmi con lui, perché 11 minuti e 27 secondi all'interno della partita, la gestione della fase di corsia Mundo contro Camille è eccellente. Envy Carry deve stare attento. Qua, ci sono 4 persone per uccidere Envy Carry. Ci sono però anche 4 persone per cercare di rispondere. Deidara è lì. Eh sì, ma sono belli lontani. Ci sono 5 persone per uccidere Envy Carry. Mamma Vogliono mia. Un Envy Carry molto morto. E all'ultima anche Dreampool sta per essere molto morto. Lama dello Zenith qua. Leona cercherà l'all-in. Bellissimo assortimento di Suprema. Ecco Ziggs con la super bomba. Con tutto ciò. Però Tinelli purtroppo trova soltanto pugni per terra. Niente knock-up. Sacrificheranno il drago qua gli Assolotti. La mega bomba infernale connette. Dreampool si salva per il rotto della cuffia. Quello che voleva essere un teletrasporto d'ausilio per i suoi alleati, purtroppo si è trovato in mezzo a degli alleati che stavano già indietreggiando. Nel momento in cui il teletrasporto è stato chiamato, aveva perfettamente senso. Ma Envy Carry è morto troppo in fretta. E d'altronde, puoi essere Viego, non ti salvi dall'ultimatum Hextech grazie alla tua Suprema. Non ne puoi uscire in nessun modo. È stato molto bello l'inserimento di Deidar, perché appena stanno trovando questi angoli per agire con la combinazione Camille Nocturne lo stanno facendo. Questo Nocturne ha la stessa funzione che solitamente vediamo di fianco a un Twisted Fate. Camille ulta, qualcun altro ulta, si materializza su un avversario che muore all'istante, senza remissione dei peccati. E vuoi o non vuoi, per Viego la lama del re in rovina è un oggetto che ok va a compensare il nerf nella capacità di trade e nel sustain, ma ti rende così più fragile. Sia dell'arco scudo immortale, che è meno popolare, sia del molto più popolare annientatore divino. Hai HP, hai velocità d'abilità da quell'oggetto, per Viego sono oro che cola. E adesso hai semplicemente 2 morti al tabellone. Sono 2800 gold di differenza tra i due team. Questo può essere un grosso problema. Ok, hanno lo skilling comunque della loro che li va a favorire un minimo. Hai quella Tristana che può continuare a iperscalare, sta prendendo risorse. Ma vede la sua prima placcatura al 13° minuto. Eh già, contro Ziggs la vita non è semplice. Ziggs fa anche sorridere perché era arrivato in corsia inferiore proprio come storica risposta a Tristana. I primi track record di questo Ziggs bot, diciamo come stabile bottom lane carry, sono arrivati proprio in un momento in cui si cercavano risposte ad un tiratore che aveva tutto quel wave clear e tutta quella pressione strutturale. Il problema è che la si cercava inizialmente in un altro tiratore e per questo non la si trovava. Ma se vai a cercare un campione con wave clear e danni alle strutture, Ziggs è la risposta che fa per te in questo. Topside, vediamo comunque Dreampool che prova a tradare la pari con Deidara. Quello è un terzo di vita che scompare. Sì. Divine Sunderer è un bel oggetto. Camille, allora, io non sono d'accordo con l'idea che la Q debba ricevere più cooldown.
io non trovo giusto che la Q di Camille trasformi in danno puro anche il danno associato dagli oggetti. Quella è la cosa che mi ha sempre disturbato. Cioè, non puoi vedere il 12% della vita di Mundo come danno puro. Oh, Dreamful qua che decide di andare per un ingaggio di violenza. Deidara semplicemente rampino difensivo e via. E recupera salute, è vero, ma ha sprecato la sua suprema. Questo significa che intanto botside angherie su Misty e Tinelli, perché comunque IFM ha una grossa priorità. Non la migliore delle supreme, ma riesce a beccare Tinelli e quindi continua a danneggiarlo. Differenza in fare trasolare contro Liandry. Questo ci fa anche capire perché quella bottom lane si stia disparando così tanto. Infatti vediamo Nyx che sta cercando un minimo di accesso su quella backline. Nocturne vicino e quindi potrebbe andare per un ingaggio aggressivo. Tanto un po' di sustain per ora. Satchel Charge che giusto in tempo viene piazzata. Deido. Topside qua che provano il dive, molto pericoloso. Exec Ultimatum semplicemente soli. Sì, tira fuori tanto danno, ma con l'arrivo di Roizon questo sarà un trade alla pari. Ah! O forse no, perché MVK teletrasporto salva la situazione. Rapino perfetto per andare a stordire Roizon. Prendono la struttura, vanno per l'olina anche su di lui. E queste sono due uccisioni per la double kill e double crunch di un Viego. E ci si continua a muovere sulla mappa, l'azione non finisce. Assedio sulla corsia centrale. Bloxy e Nyx che devono correre ai ripari, vanno in unità anti-assedio, Mistile e Tinelli a cercare di disincentivarli. Ma al momento non sembra che gli Axolotl vogliano smentirsi. Arriva la carica e arriva un'altra torre. Sono tre torri raccolte da AFM. Questo Ziggs sta ripagando per ora. Molto, molto bene. E quell'azione topside, le due uccisioni su Viego, aver preso anche la struttura esterna, non hanno creato niente a livello di divario monetario. No. Sono sempre 2800 gold tra i due team. Sì, Deidara avrebbe potuto lasciare la torre da un lato, ma capisco la volontà di contestare quando sai di essere forte del teletrasporto di un alleato. Alla fine è quello che Camille deve fare in questi scenari. Non è riuscita a uccidere abbastanza in fretta Diana, cortesia del stopwatch che Soli ha utilizzato in maniera anche eccellente. Però è una cosa abbastanza tranquilla per entrambe le squadre. Alla fine molto del divario monetario deriva dalle strutture. Siamo sul 3-3, siamo su un drago a testa. Entrambi se la stanno giocando e sembra che finalmente siamo in una zona di playoff dove i team iniziano a leggere queste bio 5 e a giocare in maniera combattuta, che è un po' quello che volevamo tutti vedere. Sono in hype per questo game, perché allora io vedo una differenza di 3000 gold, ma vedo comunque dei GG che sembrano avere le idee su come poter gestire queste fasi di partita. E quindi il primo fight in cui è un 5 contro 5 vero e proprio, secondo me succederà un disastro. Il punto è attorno a cosa avverrà quel fight. Perché se avviene forse in campo aperto, per penso che i GGE possano avere la meglio. Ma su campi chiusi attorno a obiettivi devono stare attenti. Anche perché Roizon ha il pacco. Bella schivata qua da parte di Tinelli. Bello anche il flash per evitare la suprema di Nyx. Ottima risposta. Prendono il messaggero e perdono soltanto il flash di un Alistar dotato di X-Flash. Sì, penso che inoltre l'angolo sia stato davvero eccellente, e non solo come sottolineavi giustamente per la schivata sulla suprema di Nyx, ma anche perché ti sei portato così vicino ai tuoi alleati che un pacco offensivo da parte di Corki, da parte di Roizon, si sarebbe trasformato probabilmente nella morte di Roizon stesso. Alistar non gli avrebbe lasciato il tempo di castare tranquillamente la seconda Valchiria difensiva e quindi gli hai tagliato le gambe. Guarda lì, quel pacco deve arrivare per tornare verso la corsia inferiore perché stava scadendo e non avevi modo di utilizzarlo diversamente. Qui stiamo vedendo da parte di Tinelli un gran livello di gioco. Alistar sembra essere un campione particolarmente tra le sue corde. Spostamento topside con Deidara che ha tu per tu con MB Carry. MB Carry per ora gioca cauto. Si rende conto che ha subito tante attenzioni precedentemente, quindi potrebbe esserne ancora vittima, soprattutto in quella posizione e soprattutto senza visione. Sì, e si rende anche conto che deve giocare attorno al suo jungler, che comunque per adesso sta andando per un giro di pulizia. Mentre Deidara, sulla corsia superiore degli Axolotl, stava già vedendo un Nocturne avvicinarsi in zona paranoia, quindi non vuoi esporti alla combinazione Ultimatum-Paranoia perché non ne puoi uscire come Viego. Viego, dalla sua ok, piastre d'acciaio, ha il flagello, quindi comunque sarà un Viego da annientatore divino. Però rispetti ancora il fatto che gli avversari abbiano lo spike dell'oggetto mitico e che tu ci debba ancora arrivare. Mi piace come si stanno muovendo in questo avanti e indietro, questa altalena macroscopica che i GGE ci stanno proponendo oggi, perché comunque riescono a tenere le zone di combattimento abbastanza scombre da visione avversaria, o almeno a tenere la loro visione presente su punti cardine qualora ci fossero necessità specifiche. Dreampool ha il teletrasporto e potrebbe doverlo utilizzare. Molto probabile con la posizione di Toxi lì. Roizon comincia a far male. Anche lui forte.
di Mind Sunderer, e non è roba da poco. Ok che Carry può curarsi sulla data di Minion con la lama del re in rovina, non basta. Iniettatore, la cosa che mi fa ridere tantissimo dell'iniettatore divino è che adesso sui campioni da gittata è più debole di quanto fosse un tempo, ma è molto più utilizzato perché la gente ne ha compreso il valore effettivo, ha compreso il valore di quella penetrazione ibrida che su campioni come Ezreal e Alokorki è assolutamente disgustosa come valore. Korki in particolare penso che sia davvero uno di quelli in grado di abusarne più di ogni altro di quelle statistiche. Korki che inoltre si sta portando per Muramana, quindi sarà un Korki in grado di scalare divinamente e non vuole essere un pan inteso con l'oggetto. Dei da Rainbow Side, Tiamat vuole giocare ovviamente di priorità. Inoltre spada extra, quindi mi immagino un Idra Famelica per lui. Assolutamente possibile, ma potrebbe esserci disposte alternative, vedremo. Magari potrebbe essere qualcosa per ferite gravi, una semplice lama per anche un Execution sì. Scalling per vero. Poi andare direttamente sulla Giant's Belt. Vero, vero, vero. Comunque uno degli oggetti che mi aveva divertito di più sul PBE, sono sempre stato molto triste che non sia stato mai inserito, è l'Idra da letalità. Era rimasto per un paio di settimane e poi è stato cancellato come oggetto, purtroppo. Chissà come mai! Era Tiamat più lungo pugnale seghettato più spada e dava letalità e danni extra su bersagli isolati. Era bellissima, era bellissima, ce la meritavamo di più. Si chiamava Idra dell'Ombra ed era anche fighissimo come oggetto. Detto questo, abbiamo visto velocemente la gold lead e ovviamente vediamo IFM ricco. Voi direte, 000? Dove li ha presi quei soldi? Strutture, industria, demolizioni, si fa pagare bene quello Ziggs come libero professionista. Occhio a Ploxy però. Ploxy in una brutta posizione, potrebbe essere aggredito, arriva la suprema difensiva, Nukestro, un fantastico storo di vento, purificazione. Quella è una Tristana che ha perso troppi HP, infatti parte dal inseguimento, Dreampool già basso in salute, Deidara lo abbatte con un colpo di precisione, cerca il suo inseguimento e Mikerry non trova lo stradimento, terrorizzato Tinelli e cancellato dal danno astronomico di questo Korki che anche lui trova una doppia uccisione per andare al Baron. Ecco, dicevamo, il 5v5 è la tua risposta. Sì, sì, qui disastroso era un termine che voleva essere più spettacolare. Qui, se prima abbiamo fatto i complimenti a Tinelli, adesso è arrivato in maniera anche doverosa il momento di fare i complimenti a Nukes. Nukes se l'è giocata molto bene. Il reinserimento, il tankare di corpo, quello che erano gli ingaggi frontali dei GGE, quella fiammata solare per garantire il reingaggio di Ploxy. Guarda qui. Guarda qui Nukes come si è mosso per difendere l'alleato e permettere al resto dei Axolotl di inserirsi. Guarda quanti cooldown trascorso di assestamento dei Eclissi si sta mangiando. Enorme, enorme davvero. Bravi. Mikerry purtroppo che non è riuscito a trovare molto con quello stordimento, ma non poteva esporsi più di così. C'erano ancora troppi campioni e sì, qualcuno se n'è accorto. Per l'11.15, signore e signori, la landa... Si tinge di colori personalizzati. Abbiamo finalmente gli standardi del PG Nationals all'interno della landa degli evocatori ed è un piacere. È un piacere davvero vederli perché comunque da quel tono in più, da un tono all'ambiente, come direbbe il grande Lebowski. Deidarax sulla corsia inferiore sta dando invece un tono a questa Camille che alla fine sembra essere da Idra Famelica. Ha deciso, forse mi piace di più l'aggressione che la difesa. Il punto è la velocità d'abilità, che dall'Idra Famelica su un campione come Camille nel matchup contro Mundo fa davvero una gran differenza. Ah, Deidara. Grande stimatore del cooldown reduction sui top laner duellanti. Nel frattempo vediamo un Mundo prendere a valigettate e cellularate la struttura topside. Le animazioni di aggressione alle torri di Mundo sono uno dei grandi regali che Riot ha fatto all'umanità. Ma per adesso non sembra che stia dando tanto ai GGE, perché la loro base è andata completamente distrutta, fatta a pezzi, smolecolata, annichilita, liofilizzata al momento. Questi inibitori gli sono stati regalati, erano gratis. E purtroppo questo fa tanto male, perché ora gli assolotti sono 7000 gold quasi in vantaggio. E quella che sembrava una partita combattuta, a un certo punto semplicemente diciamo che non lo è stata più. Perché gli Axolotl, l'ha trovato il Barone Nashor, hanno applicato un peso troppo greve sulle spalle di una composizione che faticava a wave clearare e scambiare le torri sulla corsia superiore è sembrata essere l'unica soluzione ormai per i GGE, che perdono anche il drago che porta gli Axolotl a Soul Point. L'intera composizione degli assolotti, cioè mi rendo conto guardando adesso la draft, possono letteralmente aspettare che i GGE ingaggino e poi rispondere. Non devono neanche ingaggiare loro per primi. Premere lentamente sulla corsia superiore, andare per la classica manovra di strozzamento dove tu continui a premere le ondate forte della corsia centrale ed inferiore con i super che pushano
E se gli avversari decidono di indietreggiare, tu completi l'assedio. Se decidono di contestarti, allora nel frattempo vai a ruotare nella loro giungla e la pulisci completamente. In ogni scenario che gli Axolotl possono creare su questa topside, i GGN perdono qualcosa. E a un certo punto questo perdere qualcosa va nel punto di non ritorno. Anche perché sono tutti sotto visione, quindi è un assedio totalmente gratuito. Topside, altra struttura conquistata. Soldi condivisi tra tre AFM dei Dare e Roison. Vediamo adesso lo spostamento sulla torre del invitore, mentre Wound ancora bot side, tanto lontano. Tinelli che cerca l'ingaggio su Nux, ma è una leona, è facile tankarsi di faccia questi ingaggi iniziali. E considerando la composizione dei GGE, per quello che abbiamo visto prima, anche quelli finali di ingaggi, Nux ci sta mostrando un mid game da leona con i controfiocchi. Tinelli inoltre deve stare molto attento, perché comunque puoi cercare di minacciare quella leona, ma per lei ingaggiare al momento è anche troppo facile. Deidara infatti si lancia, oh che danni, che danni. Sì. Comincia a fare davvero tanto tanto male quel protocollo di precisione. È proprio inevitabile. La potenza di quel protocollo di precisione a due item, non puoi affrontarla, non con un mondo. Non hai scelto il campione giusto per affrontare la situazione. Signori, state attenti perché siamo di fronte ad un momento storico. Questo per gli Axolotl potrebbe essere il primo game vinto nella storia dei playoff italiani. Quindi per loro è anche un momento di grande onore, è il segno di una ripresa, di una crescita, ma il Tinelli ci prova. Arriva l'ingaggio qua, Roison prende tempo grazie al cronografo, Deidara si lancia in avanti, immediatamente cancellato l'esistenza Mistil e arriva la Mega Inferno Bomb su tre persone. Quegli HP non sono scomparsi, sono stati semplicemente cancellati dal server. Assolotti che adesso tirano dritto per le due torri del Nexus e finiranno il game con 10.000 gol di vantaggio. Oh boy, che violenza gli Assolotti! Chiusura è con stile, ci prova il Tinelli con l'Alistar, ma non funziona. E non funziona perché una volta che il 5v5, come dicevamo prima, è arrivato in uno scontro aperto senza quartiere, è facile isolare una Tristana con quelle supreme, e purtroppo Tristana è stata disintegrata prima ancora di poter dire la sua. Che male. Quella lasciare libero Camille, quella libertà di Camille, sì, è stato, penso, l'errore più grosso. Non perché sia stato l'errore di draft che ti ha perso il game, ma concederlo a Deidara, che è bravissimo a giocare duellanti o comunque campione estremamente aggressivo topside. Ed è uno dei suoi campioni storici, quindi avevi anche un track record per andare a verificare che lo giocasse. E in tutto ciò hai deciso di comunque mandare Mundo su quella corsia superiore. Purtroppo ti sei messo in una posizione troppo pericolosa tutto tondo. Sì. Hai lasciato Corki libero di scalare, hai lasciato quella Camilla libera di scalare. Sì. E purtroppo soli, non avendo trovato mai un inserimento in nessun lato della mappa, perché non ha mai trovato un inserimento. Era una Diana che si trovava a tu per tu con lane che non stavano né vincendo né perdendo, e lei ha bisogno di qualcuno, almeno qualcuno che vinca. Diana è uno di quei campioni che è snowball dipendente per dare il suo 100%. Non è un campione che, se non snowball, è inutile. È comunque, anzi, un eccellente campione da teamfight, anche se la partita rimane in break even. Ma quando si rimane così indietro, quelli che poi nominalmente sono due assassini in Diana e Viego, è normale che fatichino. Quella Camille ha cancellato Mundo dall'equazione, Mundo non ha avuto una funzione in questa partita, e la povera bottom lane che aveva scambiato anche in maniera interessante sui primi livelli, trovata la prima kill grazie a una buona priorità, purtroppo non ha avuto altro da presentare. Ma non vedo in questa cosa delle problematiche specifiche dei GGE. Hanno draftato meglio gli Axolotl, sì, ma questa è una prima partita che ci promette una serie. Poco ma sicuro. Signore e signori, noi adesso ci prendiamo una brevissima pausa e torniamo subito dopo per il secondo match di questa serata.